Mister, sono arrivati i punti, è arrivata la prestazione. Una bella domenica. Sì, ci voleva perché era un po' che non la vivevamo, insomma. No, bella prestazione, sì. E tutto sommato, anche se la vittoria è arrivata su calcio di rigore, penso sia assolutamente meritata. Diversi cambi, cosa ha puntato sull'orgoglio alcuni giocatori, su quello che ha visto in settimana? Beh, sicuramente su quello che ho visto in settimana, su anche l'atteggiamento tattico che pensavo avesse il Venezia, a cercare di mettere i giocatori giusti nei punti giusti, e chiaramente anche sull'orgoglio, sulla voglia di questi ragazzi di dimostrare che sì, ok, la stagione è stata fino a questo punto brutta, però ci hanno ancora qualcosa da dare, insomma. Non so se vuole parlare dei singoli, però Fundi credo che meriti una menzione particolare. Non mi piace, hanno fatto tutti una buona partita, a me piace rimarcare soprattutto quelli che rimangono fuori, quelli che non sono stati convocati, quelli che sono andati in tribuna, che è sempre difficile mandare i ragazzi in tribuna, soprattutto quando danno il massimo impegno durante l'allenamento, quindi quelli che hanno giocato sono stati già gratificati dalla prestazione, e a me piace gratificare quelli che rimangono fuori. Tutto bene oggi, peccato la curva vuota. Peccato sì, peccato che sì, i tifosi purtroppo li abbiamo costretti a stare a casa, visto le prestazioni, però purtroppo magari se oggi c'era qualcuno magari vedeva anche qualcosina di meglio, insomma, chi è venuto, i pochi superstiti che sono venuti allo stadio, qualcosa di buono secondo me hanno visto. L'ultima domanda, si va in casa della capolista in diretta TV venerdì? Beh sì, è una partita come tutte le altre, insomma. Anche il Venezia mi sembra che era una squadra attrezzata, col capocannoniere, l'attacco, se non sbaglio, il migliore o il secondo migliore del torneo, quindi era una squadra sulla carta che poteva darti fastidio. Siamo riusciti a batterla. È chiaro che con questa determinazione, questa voglia, faremo anche la nostra partita a Chiavari, insomma. Prego. Profondi i primi sorrisi della tua avventura granata. Titolari, 3 punti, ottima prestazione tua e di squadra. Sì, sono felicissimo perché ce lo meritavamo noi come squadra, anche tutti i miei compagni che ogni giorno sudiamo veramente, ci arrabbiamo, insomma, non riusciamo a capire perché i risultati non venivano, e finalmente oggi abbiamo fatto una grande prestazione, è arrivato anche il risultato, perché comunque sia la prestazione, a mio parere, l'abbiamo fatta pure in casa col Savona e a Bergamo. Oggi finalmente è arrivato pure il risultato e penso che abbiamo fatto proprio una bella partita, abbiamo rischiato pochissimo, quasi niente, a parte qualche palla aerea che buttava dentro, il Venezia non ha fatto granché, quindi sono veramente veramente felice. E peccato per quegli spalti vuoti però in curva soprattutto. Questo ci sta, fa parte del calcio, e i tifosi vivono di passione, vivono di passione, è giusto, però così ci sta, fa parte del calcio a tutti i livelli, dalla Serie A alla promozione. Sperate di riconquistarli, immagino. Sì, certo, sicuramente, i tifosi sono fondamentali per noi e sono fondamentali per una piazza come la Reggiana, che sinceramente ce ne sono poche di piazze così. Io a mo so 4-5 anni che giro in Lega Pro e piazze così ce ne sono veramente poche. E merita, è una piazza che merita tanto. Beh, Palessi, c'era davvero tutta la rabbia del caso nel rigore calciato? Sì, c'era rabbia per un'annata balorda, se si può dire, che ci siamo complicati da soli. C'era la rabbia di voler uscire da questa situazione difficile. Oggi abbiamo messo un sassolino piccolino, soprattutto per l'autostima nostra, questo sì. Cosa c'è stato oggi in più, secondo te, delle domeniche passate? In ogni partita fa storia a sé, è dura. Oggi faccio fatica a risponderti a questa domanda. Oggi è andata meglio, ma non ti so dire il motivo. Noi ogni domenica, comunque tutta la settimana, ci prepariamo per essere al top la domenica. A volte le cose vanno bene, molto spesso quest'anno sono andate male, però sicuramente ci mettiamo un impegno ogni domenica. Forse l'unico difetto oggi è non aver chiuso la partita.
Sì, hai detto bene. Secondo me potevamo chiudere la partita prima, avremmo meritato forse anche di fare più di un gol, però come ho detto ai tuoi colleghi era l'importante, era tornare alla vittoria perché ne avevamo bisogno davvero tanto. Speriamo che il pubblico torni. Sì, vabbè, ovvio, ci mancherebbe perché noi abbiamo assolutamente bisogno del pubblico.